Poi, questo, questo è la nostra, è il mio rifornimento speciale di oleoliti perché devo avere sempre, li ho quasi tutti, l'oleolito di alloro, l'oleolito di incenso, l'oleolito di lavanda, tra l'altro che bello con il nuovo pack con il contagocce, con la pipetta perché è molto più comodo, l'oleolito di alloro. Questo io lo uso moltissimo per i capelli, anche proprio lo applico sui capelli dopo lo shampoo al posto del balsamo, anche se non ne ha bisogno dopo quest'olio qua, però dopo lo shampoo io sui capelli, sulle punte, su quelle poche punte che ho, cioè perché ho i capelli corti, però sulle punte applico sempre l'oleolito di alloro e invece sulla cute secca per evitare appunto per aiutare a combattere la cute grassa, applico l'oleolito di timo. Poi questo è l'oleolito di limone. Questo si usa anche come rinforzante per i capelli, ma io questo insieme all'oleolito di limone ad altri oleoliti ne faccio un potentissimo antirughe. E se volete vi posso fare un video dove proprio vi faccio vedere come utilizzo questi oleoliti nella mia skincare quotidiana e come si possono utilizzare. Questo è l'oleolito di incenso, è un oleolito che viene soprattutto utilizzato per combattere le rughe, soprattutto nel contorno occhi, ed è veramente veramente buono. Io lo utilizzo insieme anche a quello di Portulaca perché l'oleolito di Portulaca ha le possibilità di dare all'occhio una luce meravigliosa. Quello ce l'ho, lo devo ancora, l'ho preso le altre volte. Questo è l'oleolito di elicriso che può essere utilizzato per gli eczemi, le scottature solari, quindi questo voi ve lo potete portare sempre con voi. E può essere, ed è uno, anche questo è un altro degli ingredienti del mio olio particolare con cui affronto le rughe, proprio quelle di espressione, le rughe più profonde. L'oleolito di elicriso può essere un po' paragonato co per chi conosce quest'erba all'oleolito di iperico perché ha più o meno può essere utilizzato più o meno per le stesse capacità per le st mi scusi scusate per le stessi problemi, quindi l'herpes, la psoriasi, le scottature, gli edemi, l'irritazione della pelle, le ustioni, le piccole piaghe, le varici, i dolori reumatici, quindi si può utilizzare veramente per tutto. Oltre al fatto che, appunto, come il sapone naturale all'elicriso, essendo questa erba dell'immortalità, è un ottimo coadiuvante anti-age.